Salve a tutti e bentornati qui nella nostra carriera con il magico Teramo su Football Manager 2020. Ragazzi, come vedete, ho finito il campionato. Ci eravamo lasciati, ve lo dico subito, prima che giocassimo con il Chievo, quindi avevamo vinto con l'Entel, eravamo andati in Serie A, se vi ricordate. Nella partita con il Chievo abbiamo vinto 2-0, gol di Bisoli e di Tutino, con l'Ascoli 0-0, una partita maschia brutta, tanti cartellini gialli. Abbiamo vinto 3-1 fuori casa con la Cremonese, con i gol di Rovini, Tutino e Capone, il trio d'attacco per la Cremonese, in gol Mogos. A Trieste pareggio 2-2, ci rimontano all'81esimo dopo i gol di Capone e Rovini, Granoce, e poi Ibrahim all'82esimo ci nega la gioia dell'ultima vittoria casalinga. Andiamo sul campo del Brescia, l'ultima giornata, la vinciamo 0-1 con il gol di Giuseppe Giovinco, che è subentrato nel secondo tempo e all'80esimo siglato, 79esimo siglato il gol dell'ultima vittoria su questo campionato. Chiudiamo al primo posto, 3 punti di vantaggio sull'Udinese, abbiamo fatto un campionato della Madonna. E la cosa più bella di questa stagione, ragazzi, è che in Serie A, insieme al Teramo, l'Udinese, è salito il Chievo. Il Chievo che ha vinto proprio la finale playoff contro i cugini del Verona. E quanto godo, quanto godo, quanto mi piace questa cosa. Anzi, vi dirò di più: visto che siamo andati in Serie A e che abbiamo qualche soldino da spendere, io direi di vedere i giocatori che potremmo andarci a fregare al Verona, perché qualche giocatorino c'è che ci potrebbe interessare, a partire da questo giocatorino qui, ovvero Kumbulla. Come vedete, già è ricercato dal Cosenza, Padova e Manova. Noi ce l'andiamo a prendere di proprietà, noi in prestito. Allora, Kumbulla lo osserviamo perché ci può interessare veramente tanto. Ci potrebbe interessare anche Davidovic, perché Davidovic è un bel difensore che a me mi è sempre piaciuto, molto tecnico. È un difensore che imposta, un bel giocatorino. Stepinski, non so, lì davanti abbiamo bisogno di un attaccante, ma forse non è Stepinski. Lo cedono per 3 milioni e 3, sto cazzo che ve li do. Ragazzi, Rahmani è un altro bel difensore, però 27 anni, kosovaro, costa pure 4 milioni di euro. Ecco, Zaccagni è un giocatore che a me piace veramente tanto, è un giocatore che però andrebbe a sostituire o Palmiero o Pontisso, vediamo. Però, ragazzi, è in scadenza di contratto l'anno prossimo, quindi potrebbero anche venderlo. Vabbè, mettiamolo in osservazione. Quindi Kumbulla, Zaccagni, Davidovic, questi sono i giocatori che al momento ci servono. Sto partendo ora che è il 26 di giugno, come sapete la nuova stagione parte il 1 di luglio, perché, ragazzi, allora vi faccio vedere le cose come mi capitano. Posta in arrivo: colloquio per il posto al Cagliari. La dirigenza del Cagliari ti ha inviato un colloquio perché vorrebbero discutere con te delle possibilità di diventare il nuovo allenatore. Uno dei motivi per cui ti hanno convocato è che sentono tu possa essere in sintonia con la loro realistica visione del futuro. Lo si deve soprattutto alla tua netta volontà di adottare un calcio difensivo. Ma quando mai? L'intervista ti darà modo di parlare della tua adeguatezza al ruolo e darà modo a noi di presentarti ai nostri progetti e le nostre ambizioni per il futuro. Raga, io come al solito vi faccio vedere tutto, io rifiuto e me ne vado avanti perché voglio allenare il Teramo in Serie A. Non me ne frega un cazzo del Cagliari, cioè non me ne può fregare di meno. Allora, io voglio andare avanti e voglio arrivare al 1 luglio, dove ci saranno i primi acquisti. Vi avevo detto che avevo acquistato un attaccante al posto di Zirkzee e Golfo dal Parma. Non vi ho detto però che in questo parentesi di mercato, dove l'Ascoli, l'Alessandria e lo Spezia sono retrocesse in Serie C insieme a non mi ricordo chi, adesso andiamo a vedere, sono andato a comprarmi dall'Ascoli Ninkovic, che è uno di quei giocatori di talento forti che può anche fare la Serie A, e l'ho preso per la modica cifra, mi pare, di 500-600 mila euro, non mi ricordo. Un attimo che vi fa... Ecco, quando si deve fermare il gioco non si ferma mai e continua a caricare. Quando vuoi che va avanti per le giornate si ferma ogni 5 secondi perché ti fa vedere le partite stupide che ci sono. Aspettiamo un attimo il gioco che andiamo a vedere Ninkovic a quanto lo abbiamo acquistato. Raga, eccolo qua,
Ninkovic 200 più 450.000 euro, mi ricordavo 650.000 euro. È un giocatore secondo me per la Serie A buono, può fare esterno di tutta la fascia sinistra come area invertita. Io avevo bisogno di un esterno, poi andremo a vedere perché adesso che arriveremo al 1 luglio, che ci sarà la finestra di mercato, studieremo la rosa, vedremo chi possiamo vendere, vedremo chi dobbiamo acquistare. Ho già qualche grande Santoro che rinnova con noi, questo sarà il nostro asso nella manica l'anno prossimo, lo vedremo molto. Andremo a vedere chi potrà giocare, chi dobbiamo vendere, chi dobbiamo acquistare. Ti stavo dicendo, qualcuno già ce l'ho. Qualcuno già ce l'ho, che sono andato a vedere, a spulciare per come ipotetico acquisto. Non scordiamoci che, essendo il Teramo, non è che io abbia un budget mercato chissà che è. Ci proviamo però a fare qualcosina. Ho in mente due o tre cosine, soprattutto per il reparto avanzato. Dobbiamo fare delle scelte e quindi le facciamo insieme. Aspetterò voi che poi nei commenti mi veniate a consigliare cosa fare. Vediamo di arrivare. Sebastiani non va mai via. Vediamo di arrivare subito questo fatidico 1° luglio 2021 e vediamo il da farsi, raga. Dobbiamo andare subito a mettere in vendita alcuni giocatori. Allora, Aramo era un giocatore che io seguivo, però adesso, essendo andato in Serie A, non è un giocatore di... Vediamo da chi è ricercato, togliamoci la curiosità. Salernitana, vuole la Salernitana. Scartiamo Aramo. Allora, ecco Panico, è un giocatore che con il Cittadella in Serie A lo scorso anno ha fatto, diciamo, bene. Mi pare che abbia fatto... Ecco, anche un ex Teramo lui. Ragazzi, 5 milioni di euro Panico, 24 anni. 1,71 per 69. No, preferisco l'altro attaccante. Comunque lo teniamo in lista. Questi erano i giocatori che io sono andato a vedere, perché il Cittadella è retrocesso dalla Serie A, quindi sono giocatori che potrebbero farci comodo. Vabbè, no, lui Dio no, perché è troppo vecchio. Non scordiamoci che non possiamo comprare giocatori troppo vecchi, perché no, questo è un cesso. Andiamo via. Vicino, sotto contratto a Spalmo, via. Gigovic dell'Helsingborg, chi è questo? Il mio 19 anni, questo lo teniamo in osservazione. Lucas Mai dell'Eintracht, no vabbè, questo non costa troppo, questo costa troppo, ma neanche li vedo questi. Tony Horvat, qui. Questo potrebbe essere un bel potenziale. Andiamo a osservare. Questo della Roma, Celar, già lo so che lo includiamo e lo osserviamo. Antonio Romano l'avevo visto, però per la Serie A non è buono. 25enne, mi occupo pure lo slot. Zammarini lo scartiamo. 18enne centrocampista, Astar Vranchs. Ragazzi, vedete come io a me mi escono le cose, i miei osservatori mi guardano, e questo 18enne potrebbe essere anche un bel centrocampista, io lo osservo, visto che fra, non l'anno prossimo, fra 2 anni sta in scadenza. Un attimo, lo metto lì e lo includo nella lista dei selezionati. Poi Philippe Conde, Salisburgo, questo è un bel portiere, ragazzi, questo è un bel portiere, 23enne, io adesso lo metto... Provo. Diego Leite, difensore centrale del Porto, e qui ragazzi, questi vogliono 20 milioni di euro e io no, non ce l'ho, però lo tengo. Dall'Anderlecht, ventenne terzino, Rotondo, no, a sinistra sto bene, non mi piace. Jaroszynski, terzino sinistro, non mi serve. Ragazzi, io dal Genoa volevo prendere un altro giocatore. Allora, Jonas Wind con il contratto con il Copenaghen. Questo è un giocatore che è molto forte, secondo me. Chi lo vuole? È infatti il Milan, Roma, l'Inter, Lazio, il Napoli, l'Udinese. Oddio, questo potrebbe essere uno dei giocatori che ci potrebbe servire. Eric Garcia, ma che è il fratello dell'altro? Sì, sicuro, sotto contratto, prestito, difensore, ma vabbè, no, ragazzi, qui, trasferimenti, fai un'offerta, offerta di prestito,
Perché? Perché? C'è il bimbo, io lo voglio in prestito. No, al nulla, aspetta. Ragazzi, scusate. Allora, io questo lo voglio a tutti i costi. Questo il no, guarda, questo se ne andrà. Raffaele Leao. Raffaele Leao, ragazzi. Ecco. Questo sarebbe un altro giocatore da tenere in considerazione. Io lo tengo perché ci potrebbe lasciare sorprese. Questo scama. Ma quanti giocatori ce n'ho? C'ho ancora da vedere. Uno rimasto. Mamma mia, oh, ok. La reputazione del Teramo cresce molto. Il Teramo ha visto crescere la propria reputazione dopo una bella stagione. La Juve è la società calcistica più importante d'Italia, stando alla classifica pubblicata oggi. Diversamente, molti osservatori ritengono che la reputazione della SPAL abbia subito un brutto colpo. Beh, ciao. Giocatori del Teramo che tornano dal prestito. Allora, Cernaz, e lo andiamo a. Questi andiamo a vendere, raga. Trasferimento offre altre squadre. Prezzo vale 200.000 euro. Io 200.000 euro ve lo do. Offre altre squadre. Perfetto. Poi Bari Lichea, questo 21enne, aspetto perché non so, Mattia Abate, 21 anni, però devo aspettare un attimo perché questi ragazzi potrebbero essere, pure Garofalo potrebbe essere interessante perché mi potrebbero essere giocatori che ho cresciuto nel vivaio, pure Di Pardo, 21, no, questo qui no. Di Pardo non l'avevo preso dalla Juve. Ok, Santoro questo sicuramente rimane perché come vedete è un bellissimo giocatore che in Serie A può fare la sua porca figura e sicuramente lui è uno di quelli secondo me più. Vabbè, andiamo avanti. Reso conto della Serie B, vabbè, il Teramo vince. Giovani promossi. Allora, la dirigenza dovrebbe avere una riunione per discutere del potenziale ampliamento del budget per i preparatori. Partecipa all'incontro. Vorremmo sapere se ritieni sufficiente il budget stanziato per gli stipendi dei preparatori. Pensi che dovremmo aumentarlo? Penso che per in altre cose. Io dico che. Oddio, vediamo. Vorrei. Strutture. Allora, strutture allenamento, strutture giovanili, miglioramento allenamento. Un nuovo contratto potremmo farci il budget stipendi ai nostri osservatori fisioterapisti allenatori in seconda dovremmo impegnare più soldi direttore sportivo per entrare nei mercati disponibili. Ok, vabbè, gli ho chiesto più soldi disponibili per il mercato e non me l'hanno dato. Va bene, acquisti giocatori. Ok, abbiamo soltanto un Baye noi che è un extracomunitario, quindi possiamo prendere qualcun altro. È uscito il calendario. Allora, ragazzi, giochiamo la prima partita di Serie A a Genova, la Sampdoria. Poi incontriamo Roma, Lazio, Milan e Inter. Sì, mettetemi pure la Juve. Mettetemi poi il Napoli e abbiamo fatto l'unplan, così giochiamo con tutte le grandi all'inizio. Minchia, il Teramo riceve 36,5 milioni per i diritti TV e gli incontri della Serie A la prossima stagione. Grazie, mi servivano. Aspettative stagionali. Cercare di salvarsi. Setting up, raggiungi il primo turno. Bene, ok. Vorrei suggerirti una versione aggiornata dell'elenco dei profili inerenti al mondo del calcio sui social. Va bene, accettiamo, dai. Cambiano la categoria ufficiale di gara. Non me ne può fregare niente. Regole della selezione della rosa. Vabbè, ok. Minimo 15, massimo 25, minimo 4. Giocatori formati. Giocatori formati in Italia per 3 anni. Minimo 8, al momento 15 nella rosa. Va bene, ok. Non me ne va. Qui finisce la stagione, quindi mi chiedono se voglio aggiungere altri campionati. No, bene. Ragazzi, andiamo avanti e andiamo a studiarci questa rosa per vedere dove possiamo intervenire. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'.
Spero che vi piaccia questo tipo di video, eh? Un video ragionato insieme dove vi spiego il mercato, perché poi molti mi dicono che magari come hai fatto a comprare quello, come hai fatto a comprare questo. Io ci ragiono, c'è uno studio dietro, c'è un ragionamento dietro, c'è tutto un perché quando io scelgo di comprare alcuni giocatori. Non c'è la volontà di fare ulteriori offerte per Cernaz. Va bene, chiediamo a Cernaz di parlare con altri lab. Ciao, te ne andiamo. Estesa la ricerca, il Parana ingaggia Lucas Rosa, Nani in prestito di firmare per il Teramo. Ecco qua, questo è un giocatore che ho fatto, da cui ho fatto un'offerta a parametro zero. Un giocatore che prendiamo alla Roma, è un giocatore che andiamo a prendere perché c'ha 23 anni, non dovrebbe contare come un giocatore per lo slot della Rosa, perché ha 23 anni. Fino a 23 anni i giocatori possono essere in rosa senza problemi, e quindi l'ho preso. Quindi questo è un altro acquisto a parametro zero, un colpo secondo me, perché abbiamo bisogno di difensori. I vari Iotti e Soprano, come andremo a vedere, non sono in grado di giocare in seriali, li daremo via. Abbiamo bisogno di comprare qualcuno. C'è qualche svincolato a cui possiamo andare a fare un'offerta, adesso l'andremo a fare, vedremo se tenerci Capela lì, anche perché Capela è richiesto, quindi lo possiamo anche provare a vendere. Certo è che Gyomber sarà titolare da noi in difesa. Allora, posto in arrivo, siamo al 1° luglio, ragazzi. Allora, intanto Nani è arrivato, come vedete c'ha 23 anni, argentino, delle belle qualità secondo me. Termina il prestito di Tabi, mi dispiace, l'anno scorso non hai fatto niente. Zirkzee, se sto buonino in Serie C, ma l'anno scorso non hai giocato mai. Termina il prestito di Granocchio, termina il prestito di Garofalo, ok, è anche svincolato Garofalo, ok. Il Teramo lasciano andare 8 giocatori: Soprano, Falco, Ruggeri, Garofalo, Napolitano, ok, perfetto. Contratti di giocatori che stanno per scadere, come vedete, Icardi e Cancellotti, Capela, Giovinco. Questi sono tutti 4 giocatori che volevo vendere io. Bentivegna anche io, tutti i giocatori che voglio vendere sono in scadenza. Vabbè, contratti dello staff li andiamo a vedere dopo. Offerta del Middlesbrough per Mavididi. Allora ragazzi, questo è un giocatore svincolato dalla Juventus, però 23 anni, Middlesbrough, no vabbè, lasciamo perdere, dopo sono giocatori che non ci facciamo niente, già abbiamo preso Golfo. Perfetto, allora Cernaz è tornato, vediamo un po'. Se lo vendiamo diamo in prestito. Inizio della finestra del mercato, i trasferimenti, andiamo avanti, così ci carica i trasferimenti. Andiamo a vedere la rosa e andiamo a vedere a chi fare offerte nel nostro mercato. Io sono molto passionale certe volte. Posto in arrivo. Allora, abbiamo ufficialmente portato a termine l'acquisto di Nani, Ninkovic e Golfo. Quindi questi sono 3 giocatori che entrano nel nostro scacchiere. Come vedete, Ninkovic è il nostro esterno sinistro, si può alternare con Capone. Francesco Golfo è un attaccante preso a parametro zero dal Parma. Non capisco perché non abbia mai avuto tanto spazio. Ha giocato solo col Trapani 2 anni fa, qui su Football Manager ha fatto 6 gol. È una nostra riserva, comunque. Abbiamo preso Nani, il nostro difensore, che insieme a Angileri è il nostro giovane difensore. 5 acquisti per il Cosenza, non me ne frega. Frega del Cosenza che ho comprato. Raga, Luca Vido. Tutti a parametro zero. Luca Vido, Fiordillino, Almici. Petrella se l'ha preso da noi a 325.000 euro e Stefanin. Va bene, allora ragazzi, andiamo a vedere la nostra rosa. Come vedete, la Serie A è composta da Atalanta, Bologna, Cagliari, Chievo, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juve, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Teramo, Torino, Udinese. Minchia, è una Serie A tostissima questa, porca miseria. Allora,
ragazzi, invece perché per valore andiamo a vedere un po' i nostri giocatori, i nostri ruoli e vediamo la rosa. Ragazzi, il nostro portiere indiscusso, come vedete, Joe Hart, sta scendendo di qualità fisica, ma un altro annetto a 34 anni se lo può fare in Serie A, quindi lo teniamo. Ravaglia è il nostro secondo di esperienza e ce lo teniamo assolutamente, per il momento va bene. E poi abbiamo Victor De Lucia, che è il nostro portiere 25enne, che lo teniamo tranquillamente in rosa. Luca Jotti, ragazzi, 25 anni, a me mi dispiace, è cresciuto abbastanza. Probabilmente potrebbe anche starci in questa Serie A, però è in scadenza di contratto, guadagna 159.000 euro, vale 170. Io proverei a venderlo. Perché abbiamo preso Nani. Abbiamo preso perché voglio rinforzare la difesa anche col fratello di Grassia, vi ho detto. Offre ad altre squadre. Jotti. Capela, raga, Capela è ricercato dal Pescara che lo vorrebbe in prestito. Capela vale 1 milione e 4. Capela vale 1 milione e 4. E andiamo a provarlo a offrire, dai. E andiamo a provare a offrire. Per 1 e 2. Proviamo, vediamo se qualcuno vuole Capela. Gomber è il nostro difensore centrale titolare. Al momento. Cancellotti, raga, è il nostro terzino destro. Al momento è lui il titolare. Io lo terrei in rosa anche perché guadagna poco, in scadenza di contratto. Comunque, nella gerarchia sociale della squadra, è uno dei giocatori più influenti. Quindi, non lo voglio dare via. Nani, l'abbiamo preso dalla Roma. Come vedete, è un giocatore che può dire la sua assolutamente. Giovane, 23 anni, guadagna relativamente poco, 286.000 euro. Quindi abbiamo fatto un acquisto di qualità lì per la difesa. Gertruda, raga, Gertruda c'ha 20 anni, è il nostro sostituto di Cancellotti. Come potenziale, c'ha tanto. Guadagna relativamente poco, è un contratto di scadenza del 2024. Io proverei a darlo in prestito, facendoci pagare tutto l'ingaggio. E prenderei, io voglio comprare un altro terzino destro che sia più forte di Cancellotti. Questo è il mio intento. Angileri, raga, Angileri lo voglio tante squadre in prestito, però io me lo tengo perché guadagna poco. C'ha 20 anni, quindi non occupa lo slot. E poi era il nostro capitano, quindi lo teniamo. Filippo Ossa è il nostro terzino sinistro titolare. L'abbiamo acquistato l'anno scorso, appunto perché sapevamo già di andare in Serie A e lo teniamo. Nicoletti è la nostra riserva di Filippo Costa. Anche lui ha 22 anni, quindi non rientra nei giocatori da registrare. Bisoli non si discute, è il nostro centrocampista. Lo scorso anno ci ha fatto 8 gol e 8 assist, quindi per la Serie A va benissimo. Simone Icardi è un giocatore a cui io sono legato, l'ho comprato quando eravamo, mi pare, in Serie C, bene in C, benino in B quando è stato chiamato in causa. Io direi che però è arrivato il momento di cambiare. Perché? Perché in Serie A non ha le qualità tecniche per giocare, perché è in scadenza e mi guadagna pure abbastanza, guadagna quasi 200.000 euro, quindi io chiederei 200, va bene, 2,75, lo metto cedibile, vediamo chi vuole. Simone Icardi, Palmiero e Pontisto per il momento li teniamo insieme a Mbaye, perché Mbaye comunque guadagna poco, c'è contratti di scadenza, c'ha 25 anni in Mbaye, però potremmo anche decidere di venderle, anche se 400.000 euro. Bentivegna non mi serve assolutamente perché abbiamo anche altri giocatori, vale 2,40, io per 200.000 euro, anche 190 lo vendo, non fa niente, e lo diamo via. È arrivato Ninkovic, sinistro, sapete, Giuseppe Giovinco è un altro giocatore da vendere perché mi dispiace per Giuseppe, ma non è per la Serie A, quindi vali pure bei soldini, quindi ti cedo volentieri, vai a giocare altrove. Rovini non si discute, raga. Rovini, io sono Rovini, guadagna 28.000 euro. C'è un contratto a 28.000 euro. È rimasto col contratto della Serie C.
Raga, ma mi posso togliere Rovini che mi ha fatto 33 gol in 68 partite? In pratica c'è cioè, un gol ogni due partite. No, vabbè, Rovini lo tengo e gioca. Sarà il nostro Jolly lì. Va bene. Francesco Golfo è arrivato, una buona riserva. Tutino lo conosciamo tutti. Tutino può essere anche la nostra ala lì. Può giocare da ala. Vediamo se alternerà Rovini, dipende dall'attaccante che ho in mente di andare a prendere. Leonardo Candellone, raga, qua questo è un altro bel dilemma, perché Candellone, 23 anni, l'anno scorso qualche golino l'ha fatto, ha giocato 18 partite e 4 gol, poi si è fatto male e non ha giocato più. O lo proviamo a vendere, vediamo un po' se qualcuno lo vuole. Costa 2,3, anzi 2,6, non lo vendiamo per 2,5. Ci proviamo, vediamo se lo vogliono, se no ce lo teniamo noi. Cristian Capone non si discute. E per il momento Dani Mota, pure lui, è assolutamente senza ombra di dubbio una riserva di lusso. Bene, raga, io direi che questo Teramo ha bisogno di uno o due centrali, un terzino destro. Se riusciamo a prendere tipo Zaccagni lì per fare il salto di qualità, e poi abbiamo bisogno di una punta di ruolo, abbiamo bisogno di una punta, e io, cari ragazzi, come punta ve lo faccio vedere, facciamo così, info generali, ops, no, ha detto che non è possibile, perché? Ok, posizione. Io lo voglio spostare qua. Ok. Come punta, raga, io avevo in mente di andare a prendere, ve lo faccio vedere. Se no non ci credete, dove sta? No. Portland, no. Cagliari, no. Dove è finito? Dove è finito? Eccolo qua. Questo è un attaccante che mi piace tanto, raga, a me. Kikas, portoghese, 22 anni, sotto contratto con il Belenenses SAD, che non so chi sia, ha un contratto fino al 2024, costo stimato 5 milioni, 6 milioni e 7. Raga, questo è un attaccante che a me mi piace, non è alto chissà che, però è agile, veloce, raga, guarda, è qua. Finalizzazione 16, determinazione 16. Tecnica 14, freddezza 14, impegno, intuito, gioco di squadra, fantasia, coraggio, concentrazione, aggressività, senza palla. Raga, a me mi piace, questo è un gioco che mi piace. Questo è un gioco che mi piace e che io voglio andare a comprare. Quindi io direi, vedi, pure Wind, questo è un altro giocatore che stiamo tenendo sotto controllo. Dobbiamo vedere 22 anni. Se vendiamo Candellone, andiamo a provare a comprare pure Wind, che lo vuole mezza Serie A. Avete visto la Juve, Inter, la Roma, Lazio, il Milan, tutti quanti. Bene, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, che abbiate capito come faccio a gestire il mercato. Ogni anno vado a vedere la rosa, vedo i giocatori che stanno in scadenza, vedo i giocatori che non mi servono, vedo i giocatori che posso vendere, che magari posso ricavare qualche soldino, e vedo i giocatori con i quali posso andare a prendere per rinforzare la mia rosa. Questo è il mio modo di ragionare e di operare su Football Manager. Ecco, ho fatto l'esempio Zaccagni. Perché? Perché Zaccagni è più forte di Palmiero e Pontisso. Palmiero e Pontisso sono due bei giocatori, ma per la Serie A ho bisogno di giocatori più forti. Se ci vogliamo salvare, non possiamo giocare solo con Palmieri e Pontisto. Perlomeno ci si può provare. Sono già giocatori buoni per la Serie A, a dire il vero. Però, vedi, lo stesso Cancellotti, per me è un ottimo terzino. In Serie B va benissimo, per la Serie A tutti questi valori 12, 12, 13, 12, 13. Sono bassini, ci vogliono giocatori con più, capito? Quindi ecco dove la differenza, dove l'occhio del giocatore che sta a giocare a Football Manager. E quando tu capisci qual è il giocatore che può darti quel qualcosa in più rispetto al giocatore che tu già hai, e se vuoi fare il salto di qualità, quali sono i giocatori in questo teramo che mi servono per far fare il salto di qualità a questa squadra, che già comunque in Serie B giocava un ottimo calcio e abbiamo fatto meglio dell'Udinese. Allora, Angileri sicuramente, perché Chiombero è il titolare indiscusso, quindi un difensore centrale.
un terzino destro, forse un regista al posto di Palmiero. Probabilmente Rovini può provare a giocare, però secondo me per la Serie A è inadatto, quindi molto probabilmente giocherà Tutino lì a destra, e quindi abbiamo bisogno di una punta. Quindi sono quattro ruoli, 1, 2, 3, 4, quattro giocatori. Ragazzi, il mio budget è limitato, io ho 7 milioni e 6 per i trasferimenti, budget di ingaggio 8 milioni e mezzo, già spendo 7, quindi c'è un milione. Quindi capite come posso e come cerco di capire di andare avanti. Vendendo alcuni giocatori riesco a fare cassa, a diminuire il monte ingaggi che ho, quindi aumentare gli ingaggi che posso offrire, e quindi posso andare a comprare qualche giocatore. Questo è il mio modo di ragionare su Football Manager. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi rinvito a lasciarmi un like se volete partecipare a supportare questo canale. Se ancora lo avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella, in modo quando carico nuovi video. Vi lascio in descrizione i vari link dove potete comunque contattarmi nei vari social se volete. Se volete farmi delle piccole donazioni, c'è il link per le donazioni. Vi invito ad andarvi a iscrivere alla pagina di Tom Clancy per chi piace giocare a Call of Duty Modern Warfare, e vi invito ad andarvi a iscrivere sul canale 2 e 4 ruote. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio, andremo avanti a cercare di fare questo calciomercato, come vi ho detto, e niente, sempre forza Teramo, buona serie a tutti, ci vediamo al prossimo episodio qui con il nostro magico Teramo su Football Manager 2020. Ciao a tutti!